Alta moda, giovani talenti ed il gusto dell'enogastronomia marchigiana è tutto questo fly market che in queste prime giornate di giugno ha animato il Lanciano Forum Borgo Lanciano a Castel Raimondo, con l'obiettivo di valorizzare la moda artigianale, l'alta sartorialità marchigiana ed il turismo. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla regione insieme alla stilista Frida Chiza, l'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle marche e marche outdoor. Grande successo per la sfilata di moda Borgo Lanciano, con protagonisti gli abiti di grandi stilisti come Guillermo Mariotto e la nota Maison Gattinoni, che ha presentato in esclusiva la sua collezione Recycle. E finalmente la grande moda arriva nella nostra regione. Questo evento sicuramente serve per lo sviluppo dei territori, delle aree interne. Avere un marchio come Gattinoni e come Guglielmo Mariotto sicuramente ci fa ben sperare per il futuro, per lo sviluppo di tutte queste terre. Noi stiamo cercando come Adimi di portare degli eventi internazionali che parlino però all'estero, che parlino al grande pubblico a livello nazionale. Questo è uno di quelli, con lo scopo di far rimanere tutte le nostre eccellenze all'interno delle Marche, ma riuscire a parlare sempre di più una lingua straniera e una lingua che sia veramente globalizzata. Stiamo cercando di alzare l'asticella, stiamo cercando di fare un cambio di passo. Dopo Parigi, la presentazione del volo che abbiamo fatto nella sede dell'Ambasciata d'Italia, siamo andati a Piazza di Siena e siamo stati protagonisti. Tutti i vini marchigiani sono stati i vini assolutamente in esclusiva nei grandi ristoranti Rolex, Aston Martin, Banca Intesa, Loro Piana, e oggi poi siamo arrivati a Castel Raimondo insieme a Gattinoni, insieme a Frida, insieme alle scuole di moda della regione, unendo giovani e grandi marchi per fare insieme una grande promozione del nostro territorio. Hanno poi sfilato le proposte per la stagione estiva Frida Chiza, marchio della designer italo-burundese Fabiola Manira Chiza, fondato nel 2016 e con sede a Fabriano. Sulla passerella allestita per l'occasione si sono alternate top model provenienti dall'Italia e dall'estero con capi di grande pregio che avevano come tema centrale quello dell'ecosostenibilità. Fra i marchi cosa significa? Significa che tutte le marche devono volare, quindi le marche dobbiamo diventare protagonista nella moda italiana, internazionale e tutto il mondo. E per questo che questa manifestazione è stata voluta, ma veramente anche dalla Camera di Commercio, Confi Artigianale, e ha voluto anche fare tutto la Regione Marche, che ci hanno aiutato per realizzare questa manifestazione che è tanto voluta, tanto da tutti. Quindi speriamo che le Marche riusciamo a portare la moda non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale sulle piccole aziende che non sono conosciute, per rendere la possibilità di essere conosciuti a livello internazionale. Il Borgo Lanciano infatti ci hanno accorto, quindi ringraziamo il comune di Castel Raimondo che ha accorto tutti noi per poter fare questa manifestazione. Borgo Lanciano che ha messo tutta la sua possibilità e la disponibilità per aiutarci ad andare avanti, quindi speriamo che la prossima volta sempre faremo sempre meglio. Nella kermesse di moda con madrina speciale Laura Bart, un ampio spazio è stato dedicato alle creazioni d'eccellenza dei giovani talenti delle tre migliori scuole selezionate a livello regionale. L'Istituto di Istruzione Superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno, l'Istituto Professionale Milani di Fabriano, sezione moda, l'Accademia di Belle Arti Poliarte Design di Ancona. Studentesse e studenti hanno avuto occasioni formative accanto a grandi creativi per apprendere tutti i segreti del mestiere e hanno proposto le loro creazioni, abiti all'insegna della sostenibilità, ricevendo un premio durante la serata, e si è parlato del progetto di creare una scuola di alta moda nell'entroterra. Sicuramente oggi, ma in questi giorni, dal 1 al 4 giugno,
Castelremondo, e quindi la Regione Marche è protagonista di un evento importante che coniuga in maniera particolare l'arte, diciamo, della moda, perché comunque anche la moda è sicuramente arte, ospitando grandi case di moda, ma soprattutto rivolgendosi ai giovani, alle giovani generazioni, per trasmettere loro l'esperienza di queste case, ma nello stesso tempo per cogliere soprattutto da questi ragazzi la loro creatività, il loro ingegno, e quindi un modo anche per valorizzarle e per portare quindi nel nostro territorio delle grandi eccellenze. Tutto questo lo facciamo per promuovere la nostra regione, per promuoverla anche al di fuori di quelli che sono i suoi confini naturali, e come dice questa manifestazione Fly Marche, quindi voliamo, voliamo alto. È un'iniziativa nuova nella quale noi crediamo tantissimo, noi come Regione Marche, ma anche come rappresentanti del territorio, perché sono iniziative che vanno a valorizzare da una parte quelle che sono le nostre peculiarità, la nostra storia, la nostra cultura, quindi sia i prodotti enogastronomici, sia le bellezze naturali che la moda, quindi questo è un qualcosa in più. Noi ci troviamo in luoghi bellissimi e quindi pensiamo che l'abbinamento o territorio con la moda possa essere un qualcosa che fa crescere questo nostro territorio e soprattutto fa crescere anche coloro che lavorano nel settore della moda. Abbiamo due situazioni distinte: una parte è la presentazione dei nostri prodotti tipici, delle nostre peculiarità, e dall'altra un evento incentrato sulla moda, e su questo però vorrei mettere in evidenza che abbiamo avuto delle scuole che sono venute qui a fare formazioni che sfilano e che forse sono quelli che mi hanno emozionato più di tutto, perché vedere dei ragazzi che con i loro abiti possano passare sulla passerella e farli crescere penso che sia la cosa più importante. Noi stiamo realizzando un centro di alta formazione per il turismo e per altri tipi di specializzazioni, quali potrebbe essere la moda, quindi far venire i ragazzi qui, formarli, che rappresentano le scuole di tutta la regione, è un vanto e soprattutto è quello che ci fa proiettare per il futuro. Investire sui giovani penso che sia la cosa più importante. Questo evento organizzato in stretta sinergia e collaborazione con la Regione Marche proprio per promuovere questa importante realtà del territorio, quindi che è un nostro, diciamo, importante fiore all'occhiello dal punto di vista artistico, ovviamente dell'artigianato locale, ma soprattutto il glamour che esprime il mondo della moda non ha uguali in tutto il territorio. Quindi un settore importante da utilizzare appunto come volano per rilanciare un intero settore, sia dal punto di vista ovviamente occupazionale, ma anche per cogliere l'occasione per promuovere tutto il nostro territorio, quindi le sue bellezze artistiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche e ambientali. Quindi sicuramente in un periodo come questo, dove molti settori del mondo del lavoro soffrono una crisi per certi versi forse irreversibile, sicuramente il settore della moda, delle eccellenze artistiche e artigianali e appunto della manifattura locale di alta qualità ed eccellenza sicuramente possono essere e saranno sicuramente un volano che la Regione Marche, e ovviamente con il supporto del territorio, deve credere per poter sviluppare a livello regionale, ma anche in maniera più forte a livello nazionale, perché no a livello internazionale, le nostre eccellenze, le nostre produzioni di qualità. Quindi le Marche al centro dell'attenzione, quindi con la moda, quindi Marche di moda. Una particolarità di questo evento: sono stati coinvolti i ragazzi della scuola d'arte. Sono arrivati qui quelli di Fabriano, di Ancona e di Fermo. Ed è molto importante questo, perché coinvolgere i ragazzi, farli sfilare, parlare di formazione per due giorni con importanti docenti è qualcosa che valorizza il territorio, ma valorizza soprattutto il fatto di mettere in pole position i giovani che sono la nostra risorsa. Ne parliamo spesso, ma molto, molto spesso poi non accade di coinvolgerli in queste grandi iniziative, invece questa volta sono stati coinvolti, e ringrazio fortemente la Regione, ringrazio fortemente chi ha voluto appunto loro proprio qua a Castelremondo e in questo evento. La serata è proseguita con intermezzi musicali degli opera pop ed un'elegante cena di gala insieme a stilisti, organizzatori ed autorità.
Parallelamente alla sfilata, a Lanciano Forum sono stati allestiti stand con prodotti della manifattura ed artigianalità marchigiana accanto a delizie enogastronomiche del nostro territorio. Evento sicuramente interessante, è bellissimo il discorso di unire la moda all'artigianalità e inoltre in una location da favola come quella di Borgo Lanciano, e grande entusiasmo e grande voglia di presentare quelle che sono le nostre eccellenze. Io sono Daniele, in arte The Lord of Truffle, e come dice il nome stesso, il signore del tartufo. E qui abbiamo un tartufo nero estivo, appena cavato, appena preso, e profumo intenso. E oltre a questo una linea di specialità gastronomiche. Ma la mia mission è quella di aiutare le persone a conoscere e godere del mondo del tartufo. Presentiamo la nostra azienda Fresco Natural Bar, in cui si producono estratti freschi di pura frutta e verdura pressati a freddo, senza coloranti e conservanti.